cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi ci troviamo a Fano, siamo nella nuova Sala della Cultura per un appuntamento inserito nel programma di Circonomia, il Festival dell'Economia Circolare e della Transizione Ecologica. Parleremo di evoluzione e crescita della sostenibilità nella filiera di tre formaggi DOP. Seguiteci e andiamo ad incontrare i protagonisti. Esiste un comitato scientifico per la certificazione della qualità dei prodotti. Allora io le chiedo quali sono gli strumenti che vengono utilizzati per far sì che l'analisi sensoriale sia ottimale. Appunto, l'analisi sensoriale è uno strumento che viene utilizzato per le certificazioni, deve essere effettuato in maniera rigorosa e quindi con tecniche che sono normate e in ambienti idonei. Possiamo poi effettuare anche delle degustazioni in ambienti più conviviali, come avverrà oggi, sempre utilizzando tecniche sensoriali che verrà infatti guidata un assaggio di tre formaggi DOP che riguarderà quindi una valutazione visiva, olfattiva, aromatica, gustativa e tattile delle tre DOP che oggi appunto sono l'oggetto della degustazione. La sostenibilità viene vista come un'opportunità sia per il pianeta sia per l'intera economia, ma quali sono le tecniche evolutive, diciamo, quelle più avanzate e anche quali sono le strategie che rendono concorrenziale la produzione appunto agroalimentare sempre rispettando i criteri della sostenibilità? Allora, le DOP diciamo rientrano pienamente all'interno di questo sistema di sostenibilità e in particolar modo appunto le indicazioni geografiche sono da sempre un elemento di elevata sostenibilità oltre a valorizzare le eccellenze del territorio, salvaguardano il territorio e permettendo diciamo agli attori della filiera di rimanere nei territori che altrimenti proprio sarebbero abbandonati, quindi in questo caso proprio rappresentano una circolarità anche perché la comunità ne giova di queste indicazioni geografiche. In termini pratici per un assaggiatore medio, per qualcuno che ci sta ascoltando e che vorrebbe adottare proprio in termini spiccioli e pratici, ecco, qualche accorgimento per il giusto assaggio, che cosa dobbiamo fare? Beh, il giusto assaggio di un formaggio innanzitutto parte dalla giusta temperatura di degustazione dello stesso, una valutazione iniziale visiva e olfattiva, prendo il campione che abbiamo sotto il naso e potendo valutare così l'aromaticità complessiva del prodotto e infine proprio assaggiandolo e potendo degustare tutta la struttura e le caratteristiche proprie del formaggio. Procediamo come abbiamo fatto prima, spezziamo il burrito sotto il naso. È il coordinatore del consorzio di uno dei formaggi più longevi e più conosciuti d'Italia, la Casciotta d'Urbino. Ci descrive questo prodotto e come mai è nato appunto il consorzio di tutela? Allora, la Casciotta d'Urbino è un formaggio misto pecora, quindi ha un 70% di latte ovino e un 30% di latte vaccino. È un formaggio giovane di 20 giorni di stagionatura e quando noi lo andiamo ad assaggiare sentiamo ancora sapori di latte, di burro e un pochettino la leggera acidità dello yogurt. È un formaggio che veniva prodotto già nel 1500, abbiamo tracce che il Michelangelo lo utilizzasse come alimento quasi base della sua dieta. È un formaggio che ha avuto prima il riconoscimento come denominazione di origine e poi come denominazione di origine protetta. Un formaggio, un prodotto che ha la denominazione di origine protetta può avere il consorzio di tutela che va a tutelare e a promuovere il prodotto sul mercato. Ecco, noi abbiamo ottenuto questo riconoscimento e ci permette quindi
di far conoscere la casciotta d'Urbino in Italia e nel mondo, anche se se ne produce molto poco, ma è una piccola chicca che vogliamo proporre al consumatore finale, un gioiello di questa regione e di questa provincia. Che cosa intendiamo oggi per filiera sostenibile e quanto impatta la filiera sull'ambiente? Ma guardi, un prodotto DOP innanzitutto deve essere radicato sul territorio e nel caso della casciotta d'Urbino abbiamo gli allevatori che sono in filiera, sia quelli ovini che quelli vaccino, che presidiano il territorio, quindi presidiano la zona medio-alta della provincia di Pesaro Urbino e di alcuni comuni della provincia di Rimini. Ecco, la presenza di questi operatori che sono in zone non proprio facili da gestire permette però di mantenere il territorio sano e quindi di evitare quelle problematiche che in questi giorni vediamo con la pioggia possono provocare un eccesso di acqua. Un terreno che viene coltivato, dove pascolano gli animali, è sempre un terreno vivo e che si difende da solo. Un'eventuale assenza di questi allevatori provocherà un declino dell'ambiente. Ecco qua una caratteristica della sostenibilità di questo prodotto. I formaggi sappiamo che rappresentano oltre il 50% della DOP economy. Come mai è così importante la denominazione geografica e di quanto è aumentato l'elenco dei formaggi certificati? Allora, la denominazione di origine, diciamo che questo 50% è rappresentato principalmente da grandi produzioni della pianura padana come il parmigiano reggiano, il grana, il gorgonzola o anche la mozzarella di bufala, ma sicuramente per la denominazione di origine serve per valorizzare, per non banalizzare il prodotto. Un prodotto DOP non deve servire soltanto per soddisfare la fame, cioè di poter dare da mangiare soltanto. Un prodotto DOP ha dietro di sé questo retroterra, questa cultura che si porta dietro e quindi racconta il territorio, racconta la storia, racconta quando noi mangiamo non dobbiamo banalizzarlo ma dobbiamo assaporarlo e in quel modo possiamo esprimere la maggiore caratteristica del formaggio. Secondo lei un'azienda oggi può essere competitiva a medio-lungo termine senza essere sostenibile? No, un'azienda è un componente del territorio, quindi non può ignorare il territorio, anzi deve essere responsabile che in quel territorio ha una certa influenza e quindi è giusto che operi con correttezza e pensando al futuro, ecco, quindi pensando che il territorio deve essere è casa sua, quindi deve essere sostenibile per forza. In ultima battuta le chiedo che cosa ne pensa dell'ultimo intervento del MASAF proprio per sostenere le filiere di qualità. I 25 milioni del bando sono un'ottima opportunità sia per promuovere queste piccole produzioni ma ha anche un'altra caratteristica che si possono fare dei collegamenti tra vari consorzi, quindi proporre dei panieri, infatti stiamo pensando di proporre dei panieri dei prodotti marchigiani in un progetto unico di promozione, quindi è le marche DOP che si propongono. Circonomia, un festival lungimirante che ha dato i suoi frutti in questa settimana ricca di eventi, siamo quasi agli sgoccioli, possiamo fare un bilancio? Il bilancio è molto positivo, ci sono stati eventi molto seguiti, si è creata una discussione, abbiamo avuto anche la contestazione di alcuni giovani attivisti, insomma ha risvegliato le coscienze e questa è la cosa importante, la cosa più brutta a questo mondo è l'apatia, in un tema cogente e determinante come
come quello della transizione ecologica e dell'ambiente, muoversi, attivarsi è strategico. L'altra cosa importante è che molte aziende hanno risposto positivamente, tante altre, soprattutto fuori dai confini della città, si sono accorte dell'evento e stanno già contattando gli organizzatori perché vogliono partecipare a una seconda edizione che va assolutamente fatta. Ecco che la cultura e l'ambiente sono due cose collegate e sono legate anche all'economia e allo sviluppo di un territorio, perché se fatte con modo e con intelligenza le cose non sono in antitesi. Questo è un appuntamento a cui in molti hanno aderito e partecipano proprio per toccare, non con mano ma con il palato, ecco, un assaggio di questa settimana. Esatto. La realtà enogastronomica rappresenta un lato importante della nostra cultura ed è strettamente collegato all'ambiente, perché il modo in cui i prodotti vengono coltivati e arrivano sulle nostre tavole determinano che società e che sviluppo di territorio vuoi avere, e quindi cultura, sviluppo di territorio, tutela del territorio e anche promozione di un territorio fuori passano inevitabilmente anche per l'enogastronomia. Sulle note gustative di questi tre prodotti DOP noi andiamo a chiudere questo appuntamento, provvediamo all'assaggio, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.